No, c'è stata qualche settimana fa la premiazione di questa fotografia scattata ormai diversi anni fa a Cervia con una semplice compatta, una Fuji Fine Pix A900. Come ben molti di voi sanno, io non sono una solita frequentatrice di zone di mare. Non lo vedo ormai da anni, purtroppo. Tuttavia, ritengo che il mare sia un prezioso amico. Un compagno indispensabile, un medico dell'anima nelle notti più buie che risana le ferite più profonde. Quanti ricordi dietro a questo display di quella piccola Fuji dal filtro magico. Andiamo ancora a rivedere questa immagine così vi spiego prima due dettagli fotografici. Condividi schermo. Ecco, un'alba, Cervia è molto bella per questa inquadratura, è stata scattata nelle prime ore del mattino e appena il sole sorgeva eravamo già in spiaggia a camminare nell'acqua. La cosa bella di quel periodo è che perlomeno eravamo ancora insieme. E il fondale permetteva lunghe passeggiate senza mai sprofondare. Una curiosità, vi faccio una domanda. Vi siete mai chiesti da dove arriva la sabbia? Adesso lo scopriamo. Quindi andiamo ancora su condivisione e vado a cercarvi ora una piccola cosa che spero vi faccia piacere. Ecco qua. Scusate. Ma la sabbia deriva dalle rocce clastiche. Penso che è un po' piccola, vedete, è un gruppo delle rocce sedimentarie, insieme ai sedimenti, la ghiaia, l'argilla. In particolar modo abbiamo conglomerati arenarie e argille. Ecco qui la sabbia. Dove rientra, quindi compresa il suo spessore tra un sedicesimo di millimetro e 2 mm. Adesso vi faccio vedere anche un'altra immagine, un po' più forse dettagliata. Ecco, nella particolarità delle rocce sedimentarie è che dai frammenti si formano degli aggregati, vengono aggregati in roccia. Questo processo si chiama compattazione. Nel nome scientifico più comune è diagenesi e si formano così delle rocce che hanno uno spessore molto variabile. In Toscana, per esempio, ci sono i tufi, vicino all'isola del Giglio a Pitigliano, c'è proprio la civiltà del tufo dove si possono visitare queste opere d'arte in mezzo a questo panorama di rocce sedimentarie. Le rocce clastiche quindi sono divise a loro volta in conglomerati arenari e argille e non dimentichiamo anche un'altra cosa, in questa zona è presente il vulcanesimo secondario. Allora, andiamo a vedere un attimo nel dettaglio che cosa significa vulcanesimo secondario, adesso cerco di ingrandire il più possibile, comunque sono qui, vedete nelle fotografie ci sono i soffioni boraciferi, i geyser in Islanda, le fumarole in Campania e le sorgenti termali. Oltre a solfatare fumarole e le mofete, le sorgenti termali sono appunto molto importanti dal punto di vista terapeutico, si trovano proprio a Cervia. Il vulcanesimo secondario si manifesta in zone dove i vulcani sono quiescenti, torniamo di qua, oppure sono anche spenti, con emissioni di vapori, di acqua e di gas caldi. Trovo assolutamente vantaggiose le cure delle vie aeree con queste sorgenti termali. Vedete poi come quante belle cose ci regala Madre Natura e quanto è ingrata la razza umana nei suoi confronti, perché rovina sempre tutto. Gli ambienti naturali sono sempre deturpati, con incuranza e tanto menefreghismo. Ecco, questa è la fotografia premiata che ha preso parte a questo Assignment Sunrise promosso da Landscape Photography Magazine per il mese di luglio.
Non c'è solo una esposizione fotografica, ma a breve, proprio domani, dovrebbe arrivare la bozza stampata del libro che ho fatto sulle rocce metamorfiche del Gran San Bernardo. Una volta approvata questa bozza, il libro verrà ufficializzato, si troverà poi su Amazon. Il titolo è La Valle del Gran San Bernardo e l'affascinante metamorfosi. Ho ringraziato e tengo tuttora a ringraziare il professor Giovanni Ferraris, che è stato docente di costeografia presso l'Università di Torino, che è stato molto disponibile e mi ha dato alcuni consigli sulla stesura della parte legata al metamorfismo. E adesso sto lavorando anche alla versione digitale, quindi usando varie applicazioni perché è meglio questo ebook da presentare poi tutto insieme a settembre quando tornerete dalle vacanze estive, in modo tale che ci siano un po' di persone che possano prendere parte alla presentazione. Quindi spero di rivedervi numerosi, vi auguro buone vacanze all'insegna del divertimento e anche raccomandando sempre molta prudenza. Un abbraccio, grazie per l'attenzione e arrivederci a presto.